Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con By The Numbers. Io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast. Questo video è fatto in collaborazione con Sara, una delle nostre abbonate del canale che, insomma, appassionata anche lei di numeri, è riuscita a tirar fuori cose molto molto interessanti riguardanti i primi 5 anni di Dynamite. Siamo andati infatti a scovare quelle che sono state le puntate dal 2 ottobre del 2019 fino a quella del 2 ottobre del 2024. Quindi 5 anni belli pieni, belli carichi, in cui siamo riusciti di fatto a fare un giro molto interessante riguardante appunto tutti quelli che sono i numeri principali. Ovvio, ci sono alcune cose che abbiamo lasciato fuori. Ovvio, per riuscire a mettere insieme tutti questi numeri ho fatto dei banner un pochino più ristretti. Voi cercate di seguire perché alcune delle informazioni arriveranno, diciamo, in modo più scorrevole nel parlato, però ci siamo insomma impegnati per fare qualcosa di decisamente importante, quindi speriamo che possa piacervi, che il risultato finale possa essere interessante. Come sempre, ci possono essere tante cose interessanti che noi non abbiamo visto, non abbiamo scovato. I commenti sono qui apposta, potete tranquillamente utilizzarli. Quando vi parlo di Sara e vi dico è una delle nostre abbonati, beh, potete anche voi diventare nostri abbonati, basta cliccare sul tasto abbonati qua sotto e cominciare insomma a capire quanto si può spendere per darci una mano a far diventare sempre più grande questo canale e arricchirlo sempre più di contenuti. Ma basta cincischiare, altrimenti non riuscirò a usare il radicchio a cena, e chi era a vedere la puntata di Elite Friday avrà capito. Siamo pronti con la prima sovraimpressione e i primi dati di questo Dynamite in 5 anni. Sono stati disputati 1413 incontri, di questi l'80,68%, cioè 1140, sono stati disputati da uomini, mentre il 18,97%, 268, da donne, e lo 0,35%, cioè soltanto 5 match, sono stati incontri misti. Direi che già qua abbiamo una serie di dati non indifferenti, ma vediamo come sono stati divisi, perché sono stati 908 incontri singoli per un totale del 64,26%, 285 tag, il 20%, 121 trios, l'8,56%, e 99 altri tipi di match. Poi ovviamente gimmick match in generale sono stati 141, sono comprensivi uomini, donne, e sono stati 124 per gli uomini, 17 per le donne. C'è stato un po' di tutto, quindi tutti quelli che avete visto prima, no? Incontri singoli, tag, trios, insomma, tutto è stato inserito all'interno di questa statistica dei gimmick match, che sono tanti, ma non sono neanche così tanti se ci pensiamo all'interno del, insomma, di più di 250 puntate. Andiamo però a vedere quanti e come sono stati disputati. 235 incontri erano titolati, 186 per i titoli maschili e 49 per i titoli femminili, con 41 cambi di titolo. Quindi il 17,45%, circa un sesto, 1 su 6 di incontri, di cui 35 per gli uomini e 6 per le donne. Considerando però che i titoli femminili sono soltanto 2, mentre quelli maschili sono 7, è compreso anche l'FTW, la media delle difese titolate è abbastanza simile, 24,5% per i titoli femminili e 26,57% per i titoli maschili. Veniamo invece a vedere com'è stato distribuito un pochino il tutto, perché viene insomma a variarsi di anno in anno. L'anno con il maggior numero di incontri singoli è stato il 2022, che ne ha avuti 198, cioè il 68,04% del totale di quell'anno, mentre il 2021 è stato l'anno dei trios con 27 match, pari al 9,4% del totale dell'anno. Il maggior numero di tag è stato nel 2020 con 80 match, il 27,97%. Da notare che gli incontri di coppia,
del 2020 sono stati molti di più di quelli disputati negli altri anni, 52 nel 2021, 51 nel 2022 e 52 di nuovo nel 2023, mentre per gli incontri singoli e trios la differenza non è così marcata. I singoli sono stati 163 nel 2000, 188 nel 2021, 180 nel 2023, mentre i trios sono stati distribuiti con 22, 25 e 25 tra 2020, 2022 e 2023. Non sono stati considerati 2019 e 2024, ovviamente perché uno è partito il 2 di ottobre, l'altro è concluso il 2 di ottobre nel nostro computo, e per cui avrebbero fatto un anno mescolando il 19 e il 24. Meglio non inserirli e non fare sostanzialmente confusione. Quindi gli anni, diciamo, che sono stati considerati sono stati gli anni completi 20, 21, 22 e 23. Passando invece alla parte successiva, 9 incontri in 5 anni sono finiti per squalifica, che è lo 0,006%, veramente poco. E tra l'altro, per avere il primo incontro finito per squalifica si è dovuto aspettare il 2022. Ci sono stati 14 pareggi, lo 0,01%, e sono stati così divisi: 9 per il raggiungimento del tempo limite, 1 per doppio KO, 1 per doppia squalifica e 3 finiti in no contest. Per quanto riguarda invece i count out, ce ne sono stati 4 in tutti i Dynamite, mentre invece sono state 6 le rese, una volta un match I quit, 2 volte il lancio della spugna, gettare la spugna per dire basta, e poi 3 volte ovviamente nel Blood and Guts, perché quello è il modo per vincere, no? Quindi per poter riuscire a ottenere la vittoria, gli altri devono, è praticamente un I quit gigante, diciamo. Quindi insomma, anche qua una bella schiera di dati importanti. Come sono finiti? 185 volte per sottomissione con il 13,09% e 47 volte, il 3,3% invece, per decisione dell'arbitro. Nel 2019 e nel 2020 la situazione si è verificata una volta all'anno, mentre ovviamente dal 2021 sono aumentate con circa una decina di volte all'anno. Gli schienamenti invece sono stati 1120, quasi l'80%, mentre per 27 volte, l'1,9%, l'incontro è terminato in base alle regole della stipulazione. Quindi ovviamente se era un ladder match perché sono saliti sulla scala, battle royale perché si era completato il circolo delle eliminazioni, insomma cose di questo tipo. Quindi insomma niente male. Ma veniamo a uno dei miei numeri preferiti all'interno del tutto, perché il totale del lottato è stato più di 244 ore. Esattamente sono state, questo conto è bellissimo, 244 ore, 37 minuti e 25 secondi, pari a, l'ha fatto Sara, ve lo giuro, 10 giorni, 4 ore, 37 minuti e 25 secondi. È incredibile, cioè una durata incredibile. E la durata media del lottato di Dynamite su questi 5 anni è del 46,82%, che comunque si è mantenuta costante nel tempo. Nel 2019 era 45,69, nel 2020 45,15, 2021 44,63, nel 2022 47,11 e nel 47,82, scusate, nel 2023 47,11 e nel 2024 per ora 49,39%, quindi tanto tanto lottato. Fate conto che non si scende mai sotto i 53 minuti e 30 secondi di lottato a livello di puntata, che è veramente tanto. Sulle due ore, le pubblicità e tutto il resto, insomma, è veramente tanto. Che poi, insomma, stiamo guardando il wrestling, e quindi guardiamo il wrestling, guardiamo la gente che si picchia, no? La durata media degli incontri nei 5 anni è stata di 10 minuti e 23 secondi, anche qua in realtà
si oscilla un pochino. Abbiamo il 2019 con 9 minuti e 41 secondi, 2020 con 10 minuti 14 secondi, 2021 con 9 minuti 44 secondi, 10 minuti e 15 secondi nel 2022, 10 minuti 32 secondi nel 2023 e per ora nel 2024 siamo a 11 minuti e 45 secondi, quindi anche qua c'è stato poi in realtà un aumento negli ultimi 3 anni, anche qua direi molto 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 interessante. Il maggior numero di incontri disputato a Dynamite, ah no scusatemi, la puntata con meno lottato, ero già passato oltre, è stata la puntata numero 86 del 28 maggio del 2021 con soltanto 31 minuti e 29 secondi, pari comunque a il 26,24%, quindi più di un quarto di puntata è stato lottato ed è stata anche quella con gli incontri mediamente più corti, era abbastanza inevitabile. Mentre la puntata con il maggior lottato è stata la numero 115, il 15 dicembre del 2021, ricorderete tutti, Winter is Coming, e ha avuto 1 ora 26 minuti e 22 secondi, pari a quasi il 72% del lottato, ed è stata ovviamente insomma, la puntata in cui abbiamo avuto il pareggio tra Hangman e Bryan Danielson, che hanno finito dopo 1 ora, e quindi già da lì insomma si poteva alzare un pochino la media di tutto. Per quanto invece riguarda la puntata con gli incontri mediamente più lunghi, è stata la numero 250 del 17 luglio del 2024, e che ha avuto 26 minuti e 56 secondi, anche perché dentro c'era l'incontro di quasi un'ora tra MJF e Will Ospreay, quindi chiaramente, logicamente, qualcosina in più. Andiamo invece all'ultima slide, qua ho condensato molto, però è più o meno così. Il maggior numero di incontri disputati a Dynamite ha una durata compresa tra i 10 minuti e i 15 minuti e sono stati infatti 553 incontri, pari al 39,14%. Sono 469 quelli di una durata media compresa tra i 5 e i 10 minuti, il 33,19%, mentre sono stati 55 gli incontri che hanno superato i 20 minuti, il 3,89%. Di questi 12 addirittura superano i 30 minuti, e, però dobbiamo anche notare che c'è stata un'altra classifica, quella dei sotto i 5 minuti, e gli incontri qua sono stati 205, il 14,5%, e anche qua non c'è granché di differenza tra match tag, match in singolo, trios, più o meno le medie sono tutte lì, ok? Siamo più o meno in tutti i settori. La mia saliva, devo tossire, scusate, non posso tagliare questo video, quindi sono arrivato a già 12 minuti, quasi 13, perdonate un colpo di tosse. Quindi dicevo che un pochino tutte le categorie sono rappresentate egualmente. Veniamo all'ultimo dato, così poi posso prendere fiato. Ho fatto un altro video prima di questo, è incredibile quello che sto facendo oggi, però poi bisogna anche riposarsi e ci sarà tempo per riposarsi. Il lottatore che ha lottato più volte Dynamite è John Moxley, con 116 incontri, quindi è stato presente più del 44% delle puntate, seguito ovviamente da Orange Cassidy, manco a pensarci, con 100 incontri. Jericho e Matt Jackson con 93 incontri e Nick Jackson a 92 chiudono quelli che insomma ne hanno fatti di più. Tra le donne ovviamente Britt Baker spicca su tutti con 55 puntate in cui ha lottato, ovviamente sono meno della metà di quelle di Moxley, però comunque sappiamo che il tempo televisivo per le donne è inferiore, normalmente si prendono il 20% dei match, 1 su 5, ma il tempo televisivo è circa un sesto rispetto a quello maschile. Seguito ovviamente da Hikaru Shida con 51, ma anche da una ottima Toni Storm che ha già fatto 40 match all'interno di Dynamite. Questi erano i numeri dei primi 5 anni di Dynamite, sono interessanti sicuramente, sono tra le cose che ci portiamo dietro all'interno proprio del mondo della comprensione di Dynamite e del prodotto All Elite.
Sono molto contento di quello che è saltato fuori anche da questo video. Sono ottimi dati che ci danno un po' la misura di quello che è il prodotto che stiamo seguendo. Per cui, se avete dei commenti interessanti, qui ci sono ovviamente nella sezione commenti tutti gli spazi che volete per tirar fuori cose. Se ovviamente avete qualche consiglio, qualche suggerimento per qualche prossimo By The Numbers, beh, non dovete far altro che scriverci. Sicuramente quello della prossima settimana sarà molto atteso da tanti e quindi sono già contento di poterlo mettere in scena. Tra l'altro lo dovrò registrare molto presto perché poi si va via la prossima settimana e quindi un pochino di pausa significa che prima ci si fa il mazzo doppio. Grazie mille di cuore a tutti per aver seguito, ringrazio ancora Sara per i dati che ha tirato fuori e le considerazioni che ha portato ovviamente alla luce. Grazie davvero a tutti, sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, noi ci rivediamo alla prossima.